Sono stato al 22° gruppo 7 anni e mezzo. Ho avuto la fortuna di vivere, anche se per poco, gli anni belli dell'aeronautica. Gli anni in cui si volavano 200 ore a testa e l'efficienza dei velivoli era sufficientemente alta da garantire la soddisfazione dei piloti. Erano tempi quelli in cui si era fieri di essere signori ufficiali piloti, orgogliosi di intrattenere la gente durante le visite e le manfrine comandate. Ho volato per 1200 ore sullo Starfighter e mi sento in dovere di rendergli omaggio immortalandolo in queste riprese, dove si ripercorre tutto il cammino che ciascuno di noi ha fatto come pilota da caccia su un aereo che come bellezza, estetica, storia e caratteristiche di volo non ha rivali al mondo. Tutti ne conosciamo l'inadeguatezza sul piano operativo per condurre scenari di guerra alle soglie del 2000. Ma noi, che l'abbiamo volato e gli abbiamo fatto fare cose che neppure il progettista si sarebbe immaginato, beh, noi ce ne siamo innamorati e con orgoglio e fierezza abbiamo tenuto e terremo sempre alto il suo nome. Finalmente ci ritroviamo nuovamente tutti insieme, almeno nel ricordo, per rivivere i momenti e i voli indimenticabili che hanno caratterizzato la nostra permanenza al 22° gruppo caccia. Il più famoso, senza nulla togliere al mitico baracca, il più glorioso, il più decorato e senz'altro il più famigerato. Eravamo orgogliosi di essere riusciti, nell'era dei computer, con tante peripezie, a mantenere pressoché inalterate le fantastiche tradizioni e goliardie del gruppo tramite quei pochi mezzi che negli ultimi anni ci venivano messi a disposizione dalla Forza Armata. Mai e poi mai avremmo immaginato che qualche ben pensante, in maniera così acerba, asettica e soprattutto senza alcun pudore, avrebbe avuto il coraggio, se di coraggio si può parlare, di mettere definitivamente la parola fine sullo spauracchio del Bepi. Con questo decreto è finita un'ottima fabbrica di piloti da caccia e un pezzo di storia pieno di sacrifici, di gioie e dolori, soddisfazioni e riconoscimenti, di amici e nemici, ma non finirà mai lo spirito che arde dentro di noi come pluti, famigerati piloti da caccia e professionisti del cielo. Thank you.
Rock.